da stamattina ci segue, chi è arrivato invece successivamente, per l'attenzione con cui i lavori vengono seguiti, non siamo in tantissimi, ma chi c'è partecipa in maniera motivata, come abbiamo avuto modo di riscontrare e di dirci. Il tema che mi è affidato non è di semplice soluzione, quindi con molta attenzione anche alla prospettiva di un suo sviluppo concreto, cercheremo semplicemente di delinearne quelle che sono le linee guida, un po' le ragioni stesse che lo ispirano, ed è il tema che porta a cercare, a individuare un percorso possibile verso lo sviluppo di un progetto comune e compartecipato. Il titolo del mio intervento infatti è la ricerca di un progetto condiviso dal territorio. Mi pare che dagli interventi che si sono susseguiti da stamattina qui nessuno abbia dubbi circa il fatto che manchi capacità progettuale a Brescia, che questo dato risalga nel tempo, che la nostra città sia una oggettivamente delle capitali non solo del terzo settore ma nello specifico della cooperazione internazionale, che ci siano giganti sui quali in qualche modo noi poggiamo e quindi ci sentiamo un po' nani rispetto a queste figure, mutuando un'espressione che risale ancora al basso medioevo, ma ciò non toglie che in virtù anche di una serie di ragioni, che sono dati reali, oggettivi storici, di sensibilità comune e diffusa, non ci siano oggi le premesse e le esigenze di sviluppare percorsi che, pur riconoscendo il valore e il significato di ciò che è stato fatto, guardino coraggiosamente in avanti. Se il mercato perde l'anima, nel mondo circolano 700.000 miliardi di dollari di derivati, ci dicono gli esperti. Tecnicamente sono carta straccia. Non hanno valore. Questa enorme massa di finti valori mobiliari corrispondono a 10 volte il PIL mondiale. Abbiamo sentito anche oggi parlare di PIL, lo facciamo con rispetto, ma cercheremo anche di andare oltre i dogmi, se è possibile, perché non ci fermiamo davanti ad essi se non quando sono oggettivamente motivati e ci convincono nel profondo. L'hanno definita finanza creativa, in un mercato puro e senza regole. Tutto è stato fatto per profitto, only for profit, business is business. Io ho lavorato in una multinazionale americana, conosco le logiche del profitto, ho fatto anche budgeting. Ogni anno bisognava incrementare, crescere, sempre crescere. Verso dove? Non si sa. Qui di infinito sulla terra non c'è nulla, tranne le nostre ambizioni e gli smisurati appetiti di chi le alimenta. Vogliamo un mercato innovativo e responsabile, non avido e sconsiderato, ha detto proprio l'altro giorno, meno di 48 ore fa, il presidente USA Obama in risposta nel presentare ora il suo piano di regolamentazione dei mercati. Ne aveva titolo e ne era anche in obbligo, perché gran parte della valanga della crisi che oggi ci ha investito...